Lui e lei, vite parallele tuffate nei libri. Un segno di matita sulla pagina e una traccia lieve di quel futuro che già si intravede. Una carriera che comincia con una stretta di mano e sogna a valanga. Due esistenze, identico copione, ma poi, all'improvviso, la scena diversa. Tra lei e la poltrona di amministratore delegato c'è un invisibile soffitto di vetro, o magari una porta di vetro, che resta chiusa. Nel 2011 in Italia, nel CDA delle società quotate, le donne erano appena il 7%. Vite, progetti, idee che restano al palo. Ma finalmente si cambia e il futuro sarà, almeno in parte, rosa. Adesso un componente su tre dei CDA sarà donna. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il regolamento applicativo della legge varata un anno fa sulle quote rosa, una legge attesa da tempo. Un'altra importante tappa nel cammino verso l'affermazione di una cultura della parità di genere, ha detto il ministro Fornero. Una rivoluzione anche per le aziende pubbliche, 6.500 nuovi consiglieri e 3.500 sindaci donna arriveranno nei prossimi tre anni. I CDA inadempienti potranno essere sciolti, multe salate anche per le imprese private che non si adeguano. Cambiamenti veri, ma la legge punta soprattutto a cambiare la cultura. Infatti sarà una legge a tempo, 9 anni, per provare a sradicare antiche discriminazioni e vecchie abitudini, mandando finalmente in 1.000 pezzi quel maledetto soffitto di vetro.